le luci erano spente. Siamo al Teatro San Genese, con noi c'è la regista, guardate quanto è carina e quanto è giovane. Io chissà perché la volevo attribuire molti più anni. E allora? Buonasera a tutti. Ci racconta qualche cosa della commedia, della pièce? Sì, allora, come ha detto lei, il titolo di questa commedia è Mentre le luci erano spente. Si tratta di una comedy murder mystery, quindi è una commedia dove all'interno nasconde ovviamente tutta una situazione di mistero tipica proprio del giallo e ovviamente un delitto, quindi un assassino. È un'opera totalmente inedita qui in Italia, di cui ho curato la traduzione perché è un'opera comunque inglese. E ha preso anche i diritti, tra l'altro. Sì, ho preso i diritti appunto per portarla qui in Italia e far conoscere in qualche maniera al pubblico romano che è amante comunque di gialli una nuova appunto pièce. Attenzione, ispettore. Magari più tardi, sergente. Si deve dimostrare che sia pertinente al caso. Ispettore Benjamin Bredo, Lord Wickenham e il mio vigile, il sergente Trifo. Lieto, anzi, no, quasi lieto. La polizia attorno mi rende piuttosto nervoso. Peggiore, ha ragione, sarà meglio non chiudere le porte. Dico, da quanto tempo lei si trovava là fuori? Perché? Non da molto. Non da molto comunque. Santo cielo, che gente dalle orecchie grandi cresce in Alabama. E che succede mentre le luci erano spente? Allora, mentre le luci erano spente succede un po' di tutto, quindi ci sono 5 secondi di buio esatti in cui il pubblico dovrà essere attento per capire veramente che cosa succede. C'è un blackout durante il quale, non posso dirvi naturalmente che cosa succede, sentirete soltanto delle urla agonizzanti, un uomo urlerà sesso sesso, seguirà un colpo di pistola e quindi ci sarà un cadavere. Questo cadavere sul palco, naturalmente bisognerà capire che cosa è successo e l'ispettore annuncerà che è stato strangolato. Quindi, che poi un ispettore non troppo furbo, tra l'altro. Infatti, no? Perché dopo un colpo di pistola l'ispettore annuncia che è stato strangolato. E quindi a quel punto inizia il mistero, però inizia anche un po' la farsa inglese, insomma, per indagare che cosa è successo. Connotazione molto inglese mi ha fatto un po' pensare anche a Poirot, ma ha diverse similitudini questa quando le luci erano spente, mentre le luci erano spente, giusto? Sì, infatti ho paragonato un po' fin dall'inizio il testo a un romanzo, comunque una messa in scena di uno appunto dei testi più famosi di Agatha Christie, che appunto ha creato il personaggio comunque di Poirot. Pensiamo anche appunto all'altro personaggio sempre di Agatha Christie come Miss Marple, oppure ecco, alcuni hanno paragonato Jessica Fletcher, semplicemente perché in scena abbiamo due poliziotti, di cui la donna, appunto il sergente, il vice dell'ispettore, è però la più perspicace, la più intelligente, la più intuitiva. L'ispettore è un po' un personaggio goffo, poco intelligente, poco intuitivo, e se noi ci ricordiamo Jessica Fletcher è appunto sempre lei è la furba della situazione. È la furba della situazione, quindi riesce sempre a superare proprio intuitivamente l'ispettore di turno. E questo più o meno è quello che vedremo in scena. Di chi è quel sangue sul pugnale? Bella domanda. Vediamo di scoprire. Come ha fatto il sangue a finire su quel pugnale, signorina? E lei chi è? E perché sta indossando quella sottoveste? E che cosa ci fa qui? Non lo so. A quale domanda ha risposto? A tutte. Lei non sa cosa fa qui? O perché si è vestita in quel modo? Oh, lei chi è? Sì, no, cioè, insomma, non so rispondere a nessuna di queste domande. Beh, sì, è possibile. Davvero lo pensa, Lady Monica? Ma no, ovviamente. E allora perché avete detto? Potrei prendere il controllo della conversazione?
vogliamo dare l'appuntamento a teatro. Ah, tra l'altro abbiamo sempre parlato, ma non ho mai detto il suo nome. Vuole dirselo da sola? Emilia Miscio. Ecco, voilà. Allora, lo spettacolo è qui al Teatro San Genesio a Piazza Mazzini a Roma e saremo in scena fino a domenica 19, tutti i giorni alle 21, quindi con appuntamento serale, e la domenica alle 17. Vi aspettiamo. Allora, grazie e tutto il meglio. Grazie, grazie a voi. Cosa, signore? Ma non vi rendete conto che dopo che un delitto è stato commesso i superstiti fanno di tutto per sottolineare quanto adorassero la vittima? Voglio dire, essere sospettati di omicidio è sempre la cosa più scomoda a cui sottoporsi. Persino coloro che odiavano davvero la vittima insistono che erano suoi amici da una vita. Guardate che occhi, guardate che meraviglia. La padrona di casa in questa pièce è la Flaminia Grippaudo, che ci racconta qualcosa sulla commedia. La commedia è una commedia corale, è un giallo classico, diciamo, con tutti gli indizi e soprattutto con la possibilità da parte del pubblico di individuare l'assassino. Quindi ci rifacciamo un po' a quelli che sono Agatha Christie o La signora in giallo, dove pian piano si svelano situazioni, diciamo, che inizialmente nella famiglia inglese sembrano tutti quanti comunque ben delineati, e invece c'è un sottobosco, diciamo, di relazioni, connessioni tra persone che il pubblico è invitato a individuare prima che finisca la pièce, esatto. Senti Flaminia, come ti senti nei panni della padrona di casa? Ah, io mi diverto tantissimo. Com'è tuo marito, un tipo furbo, un tipo interessante? Ah, mio marito è un tipo molto intelligente, ma anche molto antipatico, diciamo che non scorre buon sangue tra me e mio marito, da subito. Che te lo sei sposato a fare? Vabbè, magari in gioventù era un'altra persona. Grazie Flaminia. Prego. E auguri fino alla prossima interpretazione. Grazie. L'unica persona a non avere alcun motivo per uccidere è sicuramente il colpevole. E allora perché sarei io la principale sospettata dell'ispettore Braddock? Chi l'ha detto questo? Lei! Ma è una totale assurdità. Ma è proprio qui, nei miei appunti. Beh, cancella. Questa donna è sicuramente innocente. Cosa? Una belvedere sconosciuta in casa nostra? Che finge di non sapere come è arrivata qui. L'ho trovata in piedi di fronte al corpo della vittima. Con un pugnale insanguinato? Ma come potrebbe essere innocente? Beh, per prima cosa, guardatela! Meravigliosi capelli biondi! Basta! Questo non è corretto! Non capisco perché l'assassino deve essere qualcuno di poco attraente! Ma come pensi? Intendevo! Con lei! Perché immaginava che questa stanza fosse vuota, giovanotto? E mi dica la verità, o sarà dura per lei al processo? Processo? Quale processo? Processo per quale accuse? Potremmo iniziare con effrazione e violazione della proprietà privata. Fate eccezione per il fatto che non ha scassinato nulla. E che lei aveva ad entrare lui. Lo so questo. Invitato da chi? Se il mio intuito non sbaglia, da Mimosa. Posso suonare? Non c'è nessun problema. Ma come sarebbe non c'è nessun problema? Adesso non ci metterei la mano sul fuoco, ma il sergente Tridolo raramente si sbaglia. Una cameriera non ha il diritto di invitare delle persone nella casa dei padroni. Beh, Mimosa non è una schiava a contratto, dopo tutto. Non vedo perché non possa aver invitato qui il suo fidanzato. Simone Giulietti fa l'ispettore, che non è tanto tanto furbo, e non è che ha mangiato pane e volpe la mattina. No, sono l'esempio opposto, anzi, sono un ispettore molto imbranato che si atteggia, e all'inizio non darò neanche troppo modo di vederlo, questa mia incapacità totale nel risolvere i casi, mi appoggio totalmente a quello che è il mio vice, il sergente Tridol, fingendo di essere un grandissimo ispettore, un grande conoscitore di qualsiasi caso possibile. In realtà ogni volta vengo sbugiardato e deriso anche dagli altri componenti della casa. Quanto ti sei divertito? Moltissimo, moltissimo. Adoro ruoli simpatici, però questo è anche un ruolo che in qualche modo mi dà l'opportunità di emergere anche come ispettore, perché dietro i dettami del sergente riesco io poi a mettermi in qualche modo in luce, fino a un certo punto, non dirò altro, ma fino a un certo punto riesco anche a chiarire quelli che sono stati poi gli avvicendamenti della storia. Auguri allora. Grazie. È vero?
Sì, proprio così, sergente. È solo che io non avrei visto Tom negli ultimi 5 giorni. Tom chi? Groggins, signore. E lei come fa a saperlo? Non guardate me, è il racconto di Mimosa questo. Allora perché non lascia che sia lei a raccontarlo? È mia intenzione, appunto. Lo immaginavo. Vai avanti, Mimosa, per favore. Gisella Cesari è il sergente furbo di mentre le luci erano spente. E allora, com'è il tuo personaggio? Oltre a mangiare pane e volpe, perché tu lo mangi ogni mattina, giusto? Certo, per forza, altrimenti non riuscirei a fare a tenere che le faccio. Fila. Soprattutto perché devo avere a che fare con un ispettore che non brilla proprio. No. E, il mio personaggio è un personaggio divertente, per quanto sia rigido e ogni tanto si lascia andare. Non a caso era quello che mia madre avrebbe voluto che io facessi, il sergente di polizia. Ho fatto l'attrice, però in scena faccio il sergente di polizia. Il tuo prossimo ruolo? Il mio prossimo ruolo è uno spettacolo completamente diverso. Un manicomio, faccio una donna di 50 anni rinchiusa in un manicomio negli anni 60. Nina Nanna. E allora, tutto il meglio per questa donna malata di nervi. Grazie. La gentilezza non ha niente a che fare con tutto questo, Ben. Io ho un libro da scrivere e chi vorrebbe leggere un racconto misterioso che parla di un detective idiota? Ammetto le sue insinuazioni. Vuoi forse negarlo? Certo che no. Allora dimmi, che cosa è successo mentre le luci erano spente? Migliaia di sterline. Ecco, perché un simile sfiloccio farebbe una cosa del genere? Lady Monica? Non sparo alle persone che semplicemente rispondono alle domande, Milady. Oh, bene. E che cosa voleva chiedermi, ispettore? Non è sembrato strano che suo marito, estremamente sfiloccio, intraprendesse un simile viaggio? Beh, sì, naturalmente. Devo fare quel viaggio per mesi e mesi, assillandolo, supplicandolo. Così alla fine ha desistito e ha accettato. E perché insisteva tanto che lui l'accompagnasse su quella crociera, Lady Monica? Perché? Perché era così noioso stare qui a casa, fermi. Potrebbe darsi che lei avesse un altro movente?